Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale I Tarocchi di Titti, bentrovati anche ai nuovi iscritti e ringrazio tutti coloro che commentano sul mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanellina che vi arriverà ogni qualvolta io pubblicherò i video, la notifica, Titti ha pubblicato un video. Allora, oggi nuovo interattivo. Titolo Bello Cicciottello. Eccolo qua. Da quando vi siete allontanati? Com'è la sua vita sentimentale ora? Adesso? Quindi, questo titolo mi è stato consigliato da una mia carissima che mi segue da tanto. E andiamo a vedere proprio innanzitutto che cosa è accaduto tra di voi e da quando vi siete allontanati, che cosa sta accadendo nella sua vita sentimentale in questo momento. Allora, iniziamo. Mi raccomando, maschietti, girate, che siete bravissimi. Iniziamo a vedere attraverso prima i tarocchi. Prepariamo prima la stesa con voi, unica variante quasi personale. Da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale adesso? Allora, iniziamo con i tarocchi. Vediamo un pochino che cosa vogliono dirci. Allora, mi ho bevuto un goccino d'acqua. Allora, iniziamo. Da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale adesso? Tiriamo giù intanto i tarocchi. Ah, qua proprio è uscito quello che a me proprio vabbè, lasciamo stare i commenti. Allora, da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale adesso? Io vorrei un attimino tirare giù degli arcani maggiori per vedere se mi danno conferma a quello che già ho recepito da queste 10 da questi 10 tarocchi. Da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale ora, in questo momento? Allora, fondo mazzo degli arcani maggiori abbiamo l'arcano senza nome della morte. Qui esce segno dello scorpione, ha bisogno al momento di una trasformazione, ok? Dopo una chiusura, questa persona, colui o colei, ha bisogno di una rinascita. Questo è fondo mazzo degli arcani. Adesso andiamo a valutare bene la stesa con i 10 tarocchi e i 3 arcani maggiori. Qui abbiamo la giustizia, una persona segno della bilancia dagli arcani maggiori. Poi andiamo a vedere anche con i tarocchi che ci sono altri arcani maggiori qua. Andiamo a vedere. Abbiamo la carta della giustizia, l'arcano della giustizia che indica proprio il segno della bilancia. Abbiamo a che fare qui con una persona che ha necessità di riequilibrarsi, eh? Deve fare giustizia, ok?
bisogno di fare giustizia, dicevamo, deve fare giustizia per avere sicuramente riequilibrare se stesso, deve fare giustizia per affrontare probabilmente questo cambiamento. Quindi da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale adesso? Al momento vediamo questa persona che ha necessità di effettuare proprio un cambiamento, fare giustizia su quello che è anche magari una giustizia karmica che lui dovrà attivare, lui o lei. La ruota della fortuna infatti indica proprio che deve riuscire a capire come svolgere, attuare questo cambiamento, ok? E l'arcano del carro invece indica proprio che è determinato nel farlo. Qui abbiamo anche il segno del cancro e c'è una determinazione nel fare questo cambiamento, perché viene comunque da una chiusura. Adesso andiamo proprio a vedere invece attraverso i tarocchi, qui abbiamo visto su per giù chi è questa persona, vedo attraverso i tarocchi che ci sono altri arcani maggiori che ci indicano di più, ne sono usciti parecchi, ce ne sono di più che ci indicano proprio la personalità vera e propria e anche magari altri segni zodiacali che potranno esservi utili. Allora, da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale ora, in questo momento? Abbiamo anche qui attraverso l'asso di spade, si sente forte, ma deve fare giustizia, anche qui. Segno spade aria, gemelli bilancia acquario, anche qui è uscito l'arcano della giustizia, quindi già un pochino di correlazione c'è. Da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale adesso? Si allontana da tutto ciò che abbandona tutto ciò che è storie comunque che tendono a diventare solide, ha paura proprio, le abbandona, si allontana. Perché? Perché al momento esce come un eremita, no? L'eremita è colui, segno della Vergine, che si isola, vuole trovare delle risposte per avere anche questo cambiamento, questa trasformazione. Si sta guardando dentro, attraverso l'eremita, vuole illuminarsi, riflette, prende del tempo, ma tutto questo per riuscire a illuminare dentro di sé tutta questa crisi che gli è pervenuta dal vostro allontanamento. Infatti pensa che era un'ottima situazione quella che stava vivendo insieme a voi, ha perso delle grandissime opportunità, una grande opportunità. Si è resa conto questa persona di aver centellinato anche, no? L'amore, l'affetto che vi ha dato, quindi si sta rendendo conto che probabilmente poteva dare di più, che voi necessitavate di più amore, di più attenzioni, e quindi si sta rendendo conto, ma esce sempre un papa, no? Colui che ha delle regole, che crede in questi rapporti, vuole farli diventare importanti, ma poi è più forte di lui, cade nelle tentazioni, è una persona attraverso il diavolo che vive di dipendenze, ok? Richiama un pochino il Papa, quindi diciamo che il segno del l'arcano maggiore del diavolo che richiama proprio il Papa, guardate come è uscito Papa, diavolo e re di spade. Ah, quello che a me non mi piace per niente, lo dico proprio sinceramente. Qui è uscita una persona, oltre a essere dipendente,
cioè che vive proprio sotto delle dipendenze, alcol, fumo, droghe, ma anche dipendenze di donne, esce proprio colui che c'ha sta spada, si sente chissà che, è un ostacolatore su tutto, pure sui rapporti. Qui abbiamo gemelli, bilancia, acquario, i segni d'aria, eh? Qui abbiamo una persona dispotica, prepotente, che comunque decide lui quando fare qualsiasi cosa, è lui che comanda, è lui che tiene il controllo, rigida, fredda, arida, eh? È una persona che comunque sì, si è reso conto, resa conto di avervi dato poche attenzioni, poco affetto, ma dice io sono fatto così, sono fatta così, io vivo nelle mie dipendenze, eh? Però adesso in questo momento mi sento un po' stanco, ho troppi impegni, il 10 di bastoni, qui abbiamo anche i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Sento proprio stanco, forse di tutte queste donne, questi vizi, tutte queste dipendenze. La prima fila ci ha descritto proprio quello che ha perso, quello che sta provando a fare, quindi a guardarsi dentro, attivando anche una trasformazione attraverso l'arcano della morte, no? E poi dice io. Però è più forte di me, io so io. Io devo decidere io quello che mi fa sta bene a me perché io sono il Papa, sono un diavolo e poi re di spade. Sto fermo qua, tutte le mie donzelle sotto i miei piedi, io mi alzo solo se viene lei, ok? Viene lei e quindi. Sto fermo qua, aspetto, tanto lo so che sotto ai piedi miei stanno tutte perché vivono delle mie dipendenze, perché io mi faccio vedere un papa, uno che comunque no, sto lì e mi piacciono i legami, faccio vedere che comunque ci credo nei legami, ma sotto sotto sono un diavolo, creo dipendenze. Dipendenze di sesso, alcol, droga, denaro, eccetera, e poi raggiunto il mio obiettivo, mi fermo là, tanto tutti mi cercano. Questo alla fine fa vedere. Però adesso in questo momento si sente stanco, quindi da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale? Diciamo che ha avuto parecchie esperienze. Ha avuto anche tante soddisfazioni, no? Con tante donne, con tanti vizi, eccetera. Però si sente stanco adesso, dice io ho paura di legarmi, pensa ancora alla vostra storia, si è reso conto, resa conto che comunque poteva darvi di più invece di stare a centellinare. Qui parliamo di un re di spade, qui parliamo di un uomo egoico, un uomo che so tutto io, decido tutto io, devo venire io da te, no, no, tu vieni da me, io sto qua fermo, aspetto, poi se me va te raggiungo, è così, ok? Quindi dice adesso la sua vita sentimentale com'è? C'ha parecchie dipendenze, è il capo assoluto, ma è un ostacolatore pure nei rapporti interpersonali, però si sente stanco, si sente stanco. Andrei ad approfondire un altro pochino con i tarocchi. Le storie non, per me non vanno, cioè non, io distruggo tutto e poi è tutto per passione. Qui ancora i segni di fuoco, Arete, Leone e Sagittario, tutto per sono determinato. Mi sento che ho lottato poco per questa storia che ho lasciato alle spalle, ma sono comunque ferito, però sono determinato. Determinato nel combinare ancora tutte queste situazioni di dipendenze. Infatti qui anche mi riesce la giustizia, io devo riuscire
ad avere un'armonia interna, ma non ci riesco, sono combattuta, sono stanca. Penso sempre a questa donna del segno d'acqua, segni d'acqua, cancro, scorpione, pesce, era una donna, una regina di coppe, una donna sensibile, intuitiva, simpatica, bella, la regina di coppe è bella, bella, la regina di coppe è un segno d'acqua, cancro, scorpione, pesce, intuitiva, pronta ad offrire la propria coppa, però la regina di coppe non la fate arrabbiare, Quindi dice, io penso ancora a lei, lei era una regina di coppe, io ero un re di bastoni, io mi sentivo forte, dominante, Dovevo raggiungere i propri obiettivi, i miei obiettivi, ma evidentemente non ci sono riuscito, infatti mi sono allontanato da questa storia e adesso mi piace solo essere ammirato, o ammirata, faccio vedere di essere l'uomo gentile, che mi prendo cura degli altri, ma ricordiamoci che qui abbiamo sempre un papa, un diavolo e un re di spade, ricordiamoci, e dice, in queste relazioni che ho attraverso le mie dipendenze, oltretutto mi devo anche difendere quando le chiudo, quindi è una persona che ha più storie, deve sempre stare a difendersi perché probabilmente viene anche sgamato che oltre a quella storia ce n'è un'altra, qui abbiamo un diavolo, e poi dice, mando dei messaggi romantici ma vengo scartato, il mio obiettivo è quello di ottenere un'armonia, ma distruggo tutto, sempre perché sono anche un imperatore, capo assoluto, autoritario, distruggo tutto perché la mia autorità, il mio comandare, qui ci confermano anche questo arcano e quest'altro, imperatore, dice io, devo essere il capo assoluto, avere il controllo, comandare, no? Persona rigida, fredda, glaciale, ecco, qui è uscita questa persona, quindi da quando vi siete allontanati, com'è la sua vita sentimentale adesso? Si dà alle avventure, decide lui quando, come e con chi, addirittura a volte si stanca pure, no? Questo re di spade, di tutte queste storielle, e dice mi piacerebbe tornare con te che sei una donna o un uomo di animo ricco, donna generosa, uomo generoso ma anche forte, attraverso l'arcano della forza qui abbiamo, vi vede proprio come persone coraggiose, che avete il controllo anche voi, ma una sicurezza in voi stesse, in voi stessi. E dice, adesso ho combinato tutto questo, mi sento solo e devo affrontare tutti gli ostacoli. Perché? Perché trova sempre donne, sì, o uomini, maschietti girate, molto attraenti, con una grande, una forte passione, ma lui pensa, o lei, di essere più forte di tutti, di avere il controllo su tutti, quando non sa che tutte le altre persone che lo frequentano sono più controllanti di lui. Quindi qui abbiamo una persona egoica, una persona che sentimentalmente adesso, da quando si è allontanato da voi, la sua vita appunto sentimentale è basata solo su tutto ciò che è attrazione, però è convinto o è convinta che deve effettuare questo cambiamento, questa trasformazione, ma non ci riesce, non ci riesce, e infatti dice i miei obiettivi sono raggiunti fino a che
riesco, fondo mazzo, vedete, fino a che ho quello che voglio, ma dopo mi sento stanco, ho troppi impegni, è come se non riuscisse a star dietro a tutte queste relazioni. Quindi sappiate che con la domanda che abbiamo fatto, abbiamo chiesto all'interattivo da quando vi siete allontanati com'è la sua vita sentimentale adesso, com'è la sua vita sentimentale? Piena di avventure, vi pensa ancora, ma non riesce a trasformare se stesso per avere anche una giustizia sua karmica, probabilmente non ci riesce, è bloccato, è bloccata. Ancora è riverso il pensiero su di voi, vedete, si è allontanato con fatica e si è lasciato abbandonare a tutto ciò che erano avventure, si è reso conto che le maggior soddisfazioni le aveva con voi e qui vediamo una persona glaciale, fredda, che peccato che questi uomini esistono, questi uomini e queste donne che non sanno voler bene, non sanno amare, eppure è la cosa più bella e più naturale. Io dico sempre, anche alle mie amiche, no? Quando dobbiamo stare in relazione e chiedere, elemosinare l'amore, evidentemente non c'è, che dite? Quindi a quel punto basterebbe poco per aprire un pochino di più gli occhietti e tirare su le antennine e dire, però, perché io devo stare a chiedere a questa persona di amarmi di più? Non vi viene in mente che magari se l'amore c'era ve ne dava quanto vi bastava e forse anche di più? Allora, chi va a elemosinare l'amore negli altri, ma questo vale anche per le amicizie, non solo nei rapporti interpersonali o di coppie, significa che l'amore che vi viene dato non c'è, non potete fare altro, ok? Tanto l'amore se arriva, ve ne accorgete, a stare lì a elemosinare l'affetto di una persona che non ve lo vuole dare, tu stai lì e io sto qua, che c'è stata a fa', ce va pure rima, ok? Allora, ecco qui l'interattivo che finisce, io quando sono stanca inizio a non mettere le doppie, quindi l'interattivo finisce qui, mi viene da ridere perché oggi sono veramente cotta, stanca, però mi fa veramente piacere fare questi interattivi con voi, credetemi, guardate poi quanto mi piace quando commentate. Commentate perché passo intere giornate a leggere i vostri commenti e poi li commento e li guardo tutti, neanche uno me ne sfugge, raramente può sfuggire, ma nell'arco della giornata lo guardo. Abbiate pazienza se vi rispondo un po' più tardi, ma le mie giornate, come penso anche le vostre, sono piene di impegni. Quindi io vi mando un bacio grande, ma proprio enorme. Vi aspetto al prossimo interattivo, mi raccomando, forza, coraggio e ricordatevi, centellinare e stare a elemosinare l'amore che non ci viene dato significa che la persona non è giusta per noi. Ok? Un bacio grande dalla vostra Titti. Ciao ciao, vi aspetto nei commenti.